Finisce 3-0 per il Pescara il test all'Aragona contro la Provasto nel primo tempo, la doppietta di Accursio Bentivegna nella ripresa, il tocco vincente di Palumbo dopo il colpo di testa di Cornelius Staver. Nuovo sistema di gioco per il tecnico Baldini, 4-3-3 all'inizio con squizzato Play, D'Agasso e Franchini in mezze ali davanti, Bentivegna e Cangiano ai lati di Edoardo Vergani. In difesa c'è Giannini a fianco a Capitan Brosco dal primo minuto per l'indisponibilità di Pellacani, nulla di grave per l'ex Virtus Verona, debutto dal primo minuto di Pierozzi, mentre parte dalla panchina Crielese. La partita si sblocca al decimo minuto con la bella giocata in verticale di D'Agasso per Moruzzi, il cross con la conclusione vincente in porta di Bentivegna, il raddoppio arriva al 42esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la conclusione sempre con il destro potente dell'ex Juve Stabia. Baldini cambia tutti gli effettivi nel secondo tempo, c'è Enem in prova in campo, l'attaccante è arrivato dal Venezia, c'è il debutto di Crialese come terzino sinistro, nel finale il gol del 3-0, calcio d'angolo di Tuniov, contro cross di Sasanelli, colpo di testa di Staver e deviazione vincente di Palumbo. Sabato alle ore 18 allo stadio Ughetto di Febo di Silvi, ultima amichevole prima del campionato in diretta su Rete 8 contro il Cerignola di Gigi Cupone.